Buongiorno. Il Consiglio dei Ministri che ha adottato il documento a disposizione sia il comunicato stampa che la materia. Prego, Presidente. Perché nei limiti posti dagli affari correnti abbiamo ritenuto che non sarebbe stato istituzionalmente corretto. Sapere se è così e poi vorrei sapere a quanto ammontano, secondo le vostre stime, i debiti FDEF e se è stato contabilizzato, già mi sembra nelle comunicazioni che lei ha fatto date a questo calo delle entrate rispetto alle precedenti. Previsione di crescita del PIL, e quindi nel 2013 abbiamo un meno 1,2, vuol dire che la base del PIL su cui vengono poi calcolate le entrate è cambiata, è diventata più bassa, quindi queste sono assolutamente tenute presente all'interno dei nostri nuovi calcoli. Per quanto riguarda la domanda fuori tema, Rimandato al prossimo esecutivo e secondo voi gli indicatori macroeconomici smentiscono tutto questo? Anzi, vorrei chiedervi in maniera molto, lei l'anno scorso perlomeno ci ha invitato a. cioè la parte più programmatoria che, come ho detto all'inizio, ovviamente non c'è perché non sarebbe stato nostro Una compito. previsione di un 2013 Però l'importante è che le regole europee, questa parte perlomeno, tiene in considerazione l'aggiustamento per il ciclo e quindi i dati in termini strutturali sono rispettati. Grazie mille. Il Presidente deve andare, prendiamo l'ultima, rispondi per il Ministro. Sì, no, va benissimo.